Ok ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio dedicato a Stellaris Utopia. Stiamo giocando con l'Imperium. Gli Unbidden stanno espandendo i loro confini, hanno completamente annichilito il Vurksak Divine Communality, hanno praticamente distrutto un impero che era vasto quanto l'Imperium, perlomeno l'Imperium senza i propri vassalli e senza i propri settori, però hanno veramente distrutto una porzione di mappa notevolissima. E adesso noi stiamo cercando di... Cazzo stai? Stiamo cercando di preparare una flotta con cui rispondere a questo attacco. Allora, Trader Enclave comunica, we would like to trade for energy credit, for minerals, ancora una volta. Dobbiamo cercare di portare a casa più minerali possibili, perché abbiamo la necessità di... costruire la nostra flotta il più in fretta possibile al fine di portare la Nettunia almeno a 50.000, perché non ho idea di quale sia la struttura della flotta nemica. Quello che vedo è che adesso però il Bilnox Sovereignty secondo me rischia tantissimo, perché gli Unbidden si stanno espandendo e presto se lo mangeranno. Gli Spiran Peacekeeper sono un regno, scusate, un Fallen Empire che è diventato... Cosa vuol dire request? Ah, aspetta un attimo. Possiamo richiedere di diventare segnatari, però hanno l'attitude molto bassa. Magari se andiamo a dare Monthly Transfer. Quanto cibo possiamo dargli? Guardate quanto cibo. Perché abbiamo 131? È un po' troppo questo cibo. Vediamo se accettano una cosa del genere. Poi eventualmente possiamo buttarla via questo trade. 15 cibo per 28 minerali. Anzi, facciamo 27 così siamo sicuri. Vediamo. Hanno accettato. Wow, siamo riusciti a fare un trade che è semplicemente fatto per migliorare le relazioni, quindi cibo in cambio di minerali e per migliorare anche il nostro apporto di minerali. La cosa divertente è che non potremo diventare appunto signatory. No, 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 se accettano non possiamo intraprendere, cioè diventiamo una specie di vassallo, manco morto. Signori di Ambidar hanno fatto fuori un pianeta del Bilnox Sovereignty. Giusto per essere precisi. Abbiamo un Mega Cannon, questo è importante, questo è molto importante. Iniziamo a ricercare anche il Giga Cannon, che è probabilmente ancora più utile. O Mining Network. Mining Network. Andiamo immediatamente nello Ship Designer. Fatemi vedere le catena. Hanno questo attacco in lance. Ignoro l'armatura, però lo scudo fa più danno. Visto che gli Unbidden sono creature tipo di pura energia, andiamo a mettere immediatamente il Mega Cannon che ignora l'armatura e fa più shield damage. Quindi in totale 22-47 contro... No, no, Mega Cannon. Salva, yes. E adesso prendiamo la Nettunia e diamolo... Ecco, quindi le nuove catene che abbiamo prodotto adesso prendono il Mega Cannon al posto della lancia tachioni, perché secondo me è molto più potente. Ok, quando superiamo i 50.000 proviamo ad andare in avanti e vediamo cosa succede. Intanto mettiamo da parte dei minerali per il futuro. E va bene. Piace molto questa cosa, ma non immaginavo di avere così tanto cibo. Ah, perché i settori mi stanno dando molto cibo. Il settore che un tempo apparteneva a Rakstalak probabilmente ha tantissimo cibo, il nostro granaio. E quindi noi possiamo fare trade cibo per minerali. Questo è veramente buono.
A saperle prima tutte queste cose, ragazzi. Adesso se rilanciassi una partita con Stellaris Utopia, la giocherei in modo completamente diverso. Non vassalizzerei nessuno, farei soltanto settori e cercherei di essere un po' più furbo e aggressivo da subito, cercando le tecnologie adatte, soprattutto le armi cinetiche. Mi piacerebbe utilizzare anche la Warp Technology e non il viaggio lineare. Però sono cose che si imparano nel tempo, immagino, quindi... Io però mi ricordo che, forse mi sono dimenticato, avevo fatto sulla Terra, lo sapevo, che c'era un habitat a Mercurio. Sono un po' un pirla, eh. Ma aspetta un attimo, scusa. Ho ancora 12 giorni e poi abbiamo finito l'ingegneria genetica sulla nostra razza e quindi non siamo più decadenti. Ci è voluto tantissimo tempo. Mercury, facciamo così, Mercurius Augusta. È tutto Augusto, ovviamente. Yes, quindi stiamo creando la nave colonia. Allora, dai, Neptunia, sei quasi pronta. È abbastanza buona la Neptunia, dai, 41, 15, 3. Sono veramente curioso. Il set di armi è considerevole. E poi queste navi che hanno gli scudi che rigenerano molto velocemente, le classi scatena. Qui che cosa abbiamo? Dai, aspettiamo che arrivino le ultime navi. E poi siamo pronti. Ragazzi, io vedo gli Ambiden che diventano sempre più rossi e vedo che gli Spire non stanno facendo un cazzo. Se fossi la Star Dynasty of Kyrie, inizierei a farmi due domande. No, veramente. Veramente. Venerea, come le malattie. Classis Venerea si sta avvicinando alla Neptunia, l'Atlantica si unirà molto presto. Dopodiché... Io direi di iniziare a mettere in marcia soltanto delle classi scatena. E attraversiamo Raxalac Kingdom se abbiamo la possibilità e andiamo a vedere cosa succede tra gli Ambiden. Spero con tutto il cuore che non mi facciano il culo. Perché se fosse così mi sarebbe un po' un dispiacere, ecco. Diciamo così. Ok, la Colony Ship è pronta. È pronta. Cosa? A Venere, dai. Warp wind down fra 14, 13, 12 giorni. Ah, va bene. 4 mesi alla ridefinizione genetica della razza umana. Perdiamo il tratto decadente. Ovviamente la razza umana, dopo praticamente millenni di schiavismo, aveva sviluppato questa sorta di Come no? Non ho il diritto di passaggio. Fermi tutti perché devo chiederlo. Mi odiano. Unfriendly attitude. Offer trade to deal. Allora, vi offro del cibo. Monty transfer. Anzi, vediamo di fare una cosa di questo tipo. Vi do del cibo instant. Shift. Per favore. Boom. It's a shame good deals can rarely be made with bad people. Gli abbiamo regalato del cibo e questi non cambiano assolutamente idea. Cazzo, mi odiano. Eh no, non posso passare. E ovviamente Raxalac, figuriamoci, cioè piuttosto mi distruggono. Non possiamo passare, ragazzi. Quindi io mi ero fatto tutto un film in cui attaccavo gli Ambiden. E vabbè, a questo punto, che vi devo dire? Andiamo avanti a costruire navi. Allora, fastest.
No, sono curioso di vedere se gli Unbidden si scordano contro lo Star Dynasty of Kirill. E magari potrei cercare di raggiungere, vediamo. Ma che, no, proprio non posso fare una mazza. Mi serve un diritto di passaggio, oppure devo conquistare di nuovo Rax-Talax, ma non ho voglia. Va bene, dai. Vedete che musica epica. Tanto la Nettunia, ragazzi, 54.000. Wow. E se io tipo attaccassi Vilnox Sovereignty? No, meglio di no, perché scusate, cioè questi. Cioè, non voglio distruggere la mia flotta quando questa può attaccare gli Unbidden. Adesso mi sono preso molto bene con sti Ambider, avete capito, no? Battleship Festus, no. Ok, abbiamo la nostra colonia, ragazzi, che è Mercurio. Adesso riempio questa colonia, ops, di sintetici. Qui abbiamo un omino, ok, e la trasformo in una colonia scientifica. Eccoci qua. Soltanto scienza e sintetici. Vediamo se funziona. Baccata Vestige, Stagnant Ascendancy contro Spyro and Peacekeeper, Awakened Ascendancy. Si sono dichiarati guerra a vicenda, ma seriamente? Ragazzi, ma siete stronzi? C'è una crisi di fine gioco e i Baccata e Spyro si stanno dichiarando guerra tra loro? Top! Veramente? Meraviglia. Io tifo per gli Spyran perché effettivamente mi forniscono minerali in cambio di cibo. E non è male. Dovrei in teoria dare molto più cibo. Visto che comunque non è che me ne serva così tanto. Ok, Marte è diventata indipendente. Si è costruito la propria. Il proprio spazioporto. Ok. L'unica cosa che vorrei fare, no, non i moduli, mi piacerebbe costruire, cioè migliorare lo spazioporto, non posso, forse ho raggiunto il limite massimo, chi lo sa. Chi lo sa, non si può sapere. Tanto continuiamo. Ah, ragazzi, siamo a 59.000, siamo a 59.000 con la nostra flotta. Adesso allora l'obiettivo è quello, rimaniamo a Fastest, è di portare a 806 la flotta, anche perché comunque con il denaro riusciamo a mantenerla. E se abbiamo una flotta di 800.000, secondo me poi Unbidden o no, possiamo sfondare Rax-Talax una seconda volta e poi mirare verso il Vilnox Sovereignty, in modo da assicurarci tutta questa porzione di galassia. Non dimenticate che la Lega di Aerial Huzila e Chicxulufran sono nostri vassalli. E una cosa che qui. Frontier Outpost, Xenophilia Suppress. Fammi vedere un attimo le fazioni, perché secondo me io qui ho un problema. Manage faction. Stop. Ok. Stavo infatti sopprimendo alcune fazioni che invece sono utili, ma dovrei dare praticamente al Financial Development Initiative o al Silver Guard il controllo, secondo me. Però ho veramente molti pop che sono infelici. Io dovrei veramente fare qualcosa a riguardo.
Bella storia, eh? Vediamo. Tanto siamo a 63.000. Ma che dite? Attacchiamo il Binox Sovereignty? Allora, Binox Sovereignty, tra l'altro, la capitale è proprio dietro l'angolo. Io inizio a costruire degli eserciti di androidi. Ovviamente avendo, se avessi il denaro, inizierei a farlo. No, voglio costruire degli eserciti di androidi ad Etinal perché quasi quasi, visto che l'attacco agli Ambiden è una cosa che devo mettere per il momento da parte. Ok, mining network migliorato, questo sarà molto utile. Kinetic battery, large, ottima. Oppure il quantum missile. Questo potrebbe essere utile da appioppare alle classi Kaiser, così miglioriamo i missili. Cosa succede poi? Ok. Ah, ma una domanda. Quindi adesso la razza umana è ripulita dalla... Eh no! Ah no, scusate, 197 umanoidi non hanno più il tratto... decadente, quindi da quando abbiamo abolito la schiavitù aumentiamo la felicità del 5% a tutta la pop, a tutti i pop. Qui ci sono ancora alcuni decadenti che sono sulla terra. Mi fa vedere dove sono. Li potrei modificare, ok. Potrei modificare anche i Chicks Lufran, i Quepulci. Vediamo se possiamo modificarli subito. Oh yes. Engineering output, physical output, fantastico. Piacerebbe averne due per poter migliorare meglio queste classi, queste razze. Comunque anche le classi Augusta Minor sono buone. Perché le ho fatte a Rukpa, porco cane? Costano molto meno a Swistrum. Ok. Perché ho le strutture adatte. A quanto siamo? 66.000, ragazzi. Not bad at all. 66.000 non è affatto male. Allora, che dite? Posso provare a sfondare direttamente i Rakstalak? Con chi sono alleati? Allora, trade deal con i Peshqi. Sono alleati del Kyrillian Council e Vandalis Star Commonwealth. Sì, ma dov'è il Kyrillian Council? Allora, gli Vandari sono qua. Questa cosa. Vabbè, andatene a fan bagno, dai. Raxalax, declare war. War. Ok, umiliare no. Open border nemmeno. Voglio che cedete i pianeti. Tutti. Tutti. All your planets belong to me. No. No, cazzata. Rifare, perché questi pianeti non sono tutti suoi. Devo prendere i pianeti, cioè che mi interessano. Allora, iniziamo da Whiter. Ah, perché hanno molti più pianeti. Tipo, questo lo voglio assolutamente. Whiter, o Wheater, come si chiama, non lo so. Koval, a Koval quanti pianeti abbiamo? Uno sicuramente. E questo basta, secondo me, per avere il controllo che ci porta verso gli Unbidden. E poi abbiamo Marat. Marat, 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 dove sta? Rodoman. Roessek. Ecco, qui ce ne sono quattro. Porco cane. E Asterion, dove cazzo è? Non so dove sono questi altri pianeti. Forse si fa riferimento alle Vandari. Vediamo se c'è... Azan, Sirma, Evon, Bij. Non li vedo io questi. Owned by Dynasty of Kirill. Adesso è tutto chiaro. Il pianeta Katanab è...
controllato da Levandari ma posseduta da Rockstar. Questo è interessante. Va bene, dai. Conferma, ragazzi, alla guerra. Allora, per primissima cosa, io prendo la mia Neptunia. Oh, è finito il tempo. E la porto a... Anzi, no, scusate, la porto a Marat perché secondo me è la cosa più facile. E le mie... Thoron Prime. Dov'è Thoron Prime? Non è molto lontano, no? Perfetto. Faccio un bel Embark All. Porto tutti a Marat appassionatamente. Credo che la conquista di Marat sarà la più rapida. Dopodiché ci spostiamo direttamente verso Kolvar e Whiter. E se prendiamo il controllo di questi pianeti, la guerra dovrebbe finire abbastanza in fretta. Allora, Hostile Fleet, vediamo. Ah, intanto testiamo la nostra nuova flotta. Va bene, lo facciamo nel prossimo episodio perché abbiamo anche 20.000 crediti energetici che dobbiamo vendere in cambio di minerali, così possiamo riprendere la costruzione delle classi scatena. Cerchiamo di arrivare a 100.000 come potenza dell'esercito e nel frattempo cerchiamo di ampliare il nostro settore. Strategia: una volta ampliato il settore, anzi magari ne creiamo uno nuovo, un nuovo settore che praticamente divide Rakstarak in tre, possiamo attaccare il Beelnox Sovereignty. Equivalenti, però la naval capacity e la fleet power è inferiore. Hanno semplicemente più tecnologie di noi. Lo vediamo alla prossima. Incrociate le dita.